Ciao ragazze, bentornate sul canale. Come vi avevo promesso su Instagram, vi ho registrato il Get Ready With Me con il trucco che praticamente da quasi 2 settimane a questa parte sto facendo tutti i giorni. Magari cambio qualcosina se, per quanto riguarda gli occhi, ma la base è la stessa. Fondotinta, primer, cipria, tutto resta uguale. Potrei azzardare a definirlo quasi anti-afa, ma non vorrei che mi piovesse addosso un 50 gradi di temperatura che mi faccia cambiare idea. Quindi, per il momento, per le temperature che ci sono adesso, riesco a portarlo e a gestirlo bene. Comunque, senza perdere troppo tempo con l'intro iniziale, vi lascio al video dove vi mostro appunto tutti i prodotti che ho usato e noi ci vediamo alla fine. Allora, per prima cosa partirei dal primer e io da quando me l'hanno regalato la masterclass di Dior che ho fatto un paio di settimane fa, era una masterclass incentrata tutta sulla linea Dior Backstage, ci hanno presentato il nuovo primer, il Backstage 001 Primer, Face and Body Primer, ed è un primer uniformante, mattificante, levigante, affinante, ma allo stesso tempo idratante, perché la consistenza che ha non è quella del classico primer siliconico che dà l'effetto appunto di chiudere i pori perché riempie tra virgolette. Questa è proprio una cremina, infatti adesso ne metto un po', ne metto proprio pochissima perché vado ad usarla e ad applicarla solo nella parte centrale. Quindi solo dove ho ovviamente i pori più aperti. Non la uso tutti i giorni, nel senso che adesso io ve la volevo far vedere perché ve l'avevo promesso su Instagram che ve ne avrei parlato, però non la uso quotidianamente, la uso magari più se so che quel giorno mi deve durare bene il trucco fino a sera. Oppure la sera esco, quindi lo utilizzo, voglio una base perfetta, però ecco, per i giorni normali no. Evito proprio il primer in generale. In estate, invece, conto di utilizzarlo da solo. Quando smetterò di usare il fondotinta e passerò al correttore e basta, conto invece di usare questo proprio per andare a creare questo effetto levigante sulla pelle. Tra l'altro, questo primer qui viene utilizzato durante le sfilate anche sugli uomini, proprio per questa funzione qui, quindi per andare a levigare e a opacizzare. Poi passiamo al fondotinta. Il mio fondotinta da una settimana a questa parte è il Face and Body, sempre Dior Backstage. Utilizzo la colorazione 2 perché ho preso un po' di colore, altrimenti io sarei una 1N. In realtà adesso usiamo la 2. Allora, per quanto riguarda questi prodotti, vanno ben agitati. Che faccio rumore con i bracciali in questo modo, non shakerate come un cocktail perché altrimenti quando togliete il tappo a me è successo. L'applicazione consigliata è con il pennello classico a lingua di gatto, però come sapete ognuno poi adatta l'applicazione del fondotinta come meglio crede, chi utilizza un buffing brush, chi utilizza le mani. Io invece per questo fondotinta andrò ad utilizzare la mia spugnetta, anche se sono consapevole e conscia del fatto che prenda molto prodotto, più di quanto ne sia necessario, però a me piace l'effetto, quindi passo sopra questa cosa. È un fondotinta, vedete, molto molto leggero. La texture è leggerissima, però rispetto ad altri Face and Body, no? Come concetto di fondotinta, è più coprente. Questa è praticamente una sola applicazione con la spugnetta, vedete come qui uniforma già bene di suo senza dover mettere un altro strato. Mi sto trovando veramente bene, anche perché fissato poi con la cipria, come lo sto fissando io, adesso poi vi faccio vedere come, mi dura veramente bene tutto, fino a tardo pomeriggio, tutto il giorno, soprattutto con queste temperature più calde, quindi è proprio anti-afa.
Ho finito praticamente tutto quello che avevo sulla mano. Adesso metto le ultime picchiettate naso e fronte. Voilà, questa è l'applicazione, una sola applicazione di prodotto sulla mano e spugnetta bagnata, strizzata bene, bene, quindi più umida che bagnata, ecco. Se non è un fondotinta ovviamente con una coprenza alta, è un fondotinta con una coprenza leggera a media modulabile, senza pretendere una coprenza alta, ma poi non nasce come fondotinta full coverage. Però se volessi andare ad uniformare un po' di più, perché comunque in trasparenza, quello che mi piace di questo fondotinta è che c'è il fondotinta, quindi uniforma bene, si vede che comunque ha una base perfezionata, ma allo stesso tempo la pelle sotto si intravede, cioè ha questo finish molto naturale. Passiamo al correttore, io sto finendo. Oggi penso che sarà l'ultimo utilizzo. Il Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer di Too Faced nella colorazione vaniglia, che se, secondo me si è anche alterato ed ossidato nel tempo, perché non me la ricordo proprio così all'inizio. Comunque, mettiamo il solito correttore, io poi metto sempre un po' di correttore anche qui, dove tra un po' spunterà la mia macchia. Lo sto aspettando, eh. E sempre con la spugnetta vado a picchiettare. Vado immediatamente a pulire le sopracciglia. Questo è il tatuaggio che ho ripassato, quindi non le voglio truccare, non voglio passare matita, non voglio passare niente, quindi le pulisco subito in modo da togliere il fondotinta che inevitabilmente ci finisce sopra e le ingrigisce. Ok, passiamo alla cipria. La cipria che sto utilizzando è questa di Nabla, la Close Up nella colorazione Light. È questa qui. E io la utilizzo con la parte piatta della spugnetta. Le spugnette, questa è di Emax, non è la Real Techniques, è quella di Emax Design, quelle che avevo comprato su Amazon, che avevo fatto vedere nel video dei super preferiti. Quindi prendo e, aspettate che non ci vedo con questo specchio, vado a fare una sorta di baking, ma molto leggero, perché non è che prelevo chissà quanto prodotto. Ho trovato che applicando la cipria così, quindi fissando, facendo questa sorta di baking, ma sempre molto leggero perché non vado mai a prendere tantissimo prodotto, si fissa tutto e regge al caldo. Passiamo adesso al contouring e utilizzo la contour palette sempre della linea di Orbex Sage, che è questa. Questa era già presente in gamma, quindi non è una novità rispetto al primer, ma è la classica, quindi abbiamo, vediamo, vi faccio vedere così, due illuminanti, uno più chiaro e uno più scuro, e due colori per il contouring, sempre uno chiaro e uno un po' più deep, quello scuro. Il colore chiaro per me è perfetto. Lo uso con un pennello, lo prendo con un pennello angolato proprio per andare poi a fare il contouring proprio in maniera precisa. Quindi prendo una spolverata di questo e per il momento basta. Dopodiché aggiungerò una spolverata di questo scuro, però prima parto con il chiaro.
Mi fermo così e non metto la parte più scura per adesso, poi vediamo andando avanti cosa mi viene in mente. Prendo il mio blush e io non sto più usando Lovejoy di MAC. Oggi grandina dopo aver pronunciato questa eresia. Però ho trovato il dupe opaco e questo qua mi permette di poter mettere l'illuminante quanto ne voglio sopra, perché comunque Lovejoy di MAC è luminoso, è un mineralize che ha praticamente questo colore ricoperto di particelle luminose dorate. E dato che ho trovato questo dupe, come vi ho detto si chiama Mellow Wine di Wet n Wild, la gamma permanente, questi sono proprio i classici in gamma permanente, lo sto praticamente usando sempre. Nei giorni in cui vado di fretta e non ho voglia di truccarmi, metto il mascara o a volte anche no. E questa è la base che sto facendo sempre. E prima di mettere l'illuminante faccio il trucco occhi e utilizziamo la palette nuova di Dior, sempre la linea Backstage, che è questa meraviglia. Beh, questi sono tutti i colori che uso io che mi piacciono. Si chiama 003 Amber Neutrals. E abbiamo sempre un primer, che è questo qui. Una linea con dei colori più neutri, più naturali. Tre colori shimmer, questi in mezzo, e tre colori matte qui sopra. Applico il primer, che vi devo dire, io non ci riponevo molte speranze, ma in realtà mi piace molto. Lo applico picchiettandolo sulla palpebra mobile. Da questa palette io generalmente utilizzo questi quattro colori, questi un po' più rossicci, più ramati, borgogna, mattone, questo bellissimo mattone, quindi in realtà uso sempre questi. Invece ieri, che avevo un trucco diverso, ho fatto proprio un look un po' più naturale, solo con tanto mascara, avevo usato questi della prima linea, quelli un po' più neutri. Ma noi prendiamo questo bellissimo colore shimmer centrale, che ha anche un nome, si chiama Red Copper. Quindi... E lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Cioè, l'ho preso e l'ho applicato. Guardate quanto sono pigmentati. Sono pigmentatissimi, non fanno polvere, non sfarinano. Sono ok, non dico niente, mi piace tantissimo. Faccio la stessa cosa anche di là. È un trucco che ci mettete 5 minuti a fare, mi avviso, come sempre, niente di ok. Cambio pennello e vado un attimo a sfumare la piega con quello che non ho preso niente sul pennello, ho sfumato semplicemente il colore che ho applicato nella parte mobile. Poi prendo con un pennellino a penna, questi quindi, quelli molto piccolini da precisione, il colore sotto, che si chiama Brick, che è questo qui. E lo vado ad applicare nella parte finale, quindi nel terzo, dividiamo la palpebra in tre, 1, 2, 3, nella terza parte, per farvi capire più o meno quanto e dove lo dovete applicare. Ok, quindi lo applico semplicemente sopra il ramato. Questo è un colore matte, più scuro, un tono più scuro, quindi va a definire la parte esterna. E quello che mi resta sul pennello lo porto giù. Per i matte fate attenzione, perché sono molto molto pigmentati e quindi rischiate di prendere troppo colore, prendetene poco per volta, perché sono veramente pigmentatissimi i matte, anche di shimmer, però col matte fate più effetto macchia. Riprendo il pennello, sempre quello di prima, che ho usato praticamente pulito, e vado a sfumare un attimo
meno precise siete, meglio è. Con un pennello più preciso ancora, quasi da eyeliner, potete prendere anche un pennello angolato, quello che, con cui fate le sopracciglia di solito, comunque un pennello molto piatto e preciso. Vado a prendere il colore più scuro da utilizzare a mo' di eyeliner e vado ad appoggiare il pennello, quindi a creare una sorta di eyeliner infracigliare. Quindi lo applico proprio così, attaccato alle ciglia, per dare profondità. Faccio la stessa cosa anche sotto. Adesso ci manca da utilizzare un pennellino. Io uso questo, un pennellino abbastanza morbido, per applicare questo colore qui, quindi si chiama Bronze Highlighter. Io lo utilizzo come illuminante, lo prendo così proprio e lo applico nella parte iniziale. Proprio nell'angolo interno. E ci siamo, abbiamo finito di usare la palette. Passiamo al mascara. Faccio vedere sempre la combo che sto facendo sempre in questi giorni. Dior Maximizer, ve ne ho già parlato un'infinità di volte per anni ed anni. Non ho bisogno di presentazioni. È la base bianca rinforzante di Dior. Una tra le mie preferite, anche se ne ho provate anche altre, devo dire la verità. Però questa ha il vantaggio di avere la spazzola in elastomero e sapete che io ho una preferenza per gli applicatori non in setola. Io l'applico su tutti e due gli occhi, dopo applico il mascara. Anche perché se si asciuga un pochino mi piace ancora di più quando poi vado ad applicare il mascara. Il mascara che uso oggi è il Dior Show Pump and Volume, il classico, non quello HD nuovo, che ha sempre una spazzola in elastomero, è quello che si schiaccia per far caricare il prodotto sul pennello, e vado ad applicarlo. Col pennello sporco di blush da prima vado un attimo a caricare un altro po'. Passiamo all'illuminante. Pennello di Real Techniques, il Setting Brush, e utilizziamo la nuova palette di illuminanti Dior Backstage nel colore Glitz. Che rispetto alla precedente che era in gamma, che aveva un tono un po' più rosato, qui abbiamo tutti i toni caldi. Io utilizzerò Peach, che è questo, che ha un colore bellissimo. Abbiamo finito. Mancano solo le labbra. Non voglio niente di che sulle labbra, uso la matita 33 di Astra, che è un nude. E sopra, giusto per mettere un po' di gloss, uso il Gloss Bomb di Fenty, giusto un po' al centro, eh. Questo
questo è il risultato finale, io spero che vi sia piaciuto, se avete qualsiasi dubbio scrivete sotto e per eventuali aggiornamenti ci vediamo al prossimo video e su Instagram. Ciao!